Cari amici, buona domenica a tutti voi. Ieri ci siamo trovati ancora una volta immersi nel mistero di Lourdes. Quelle 18 apparizioni a Bernadette che rimangono una grande, decisiva, forte chiamata di Maria ad essere fedeli al Vangelo. La Madonna è apparsa 18 volte a Bernadette per indicare a lei semplicemente la via della gioia, la via delle beatitudini. E Bernadette nella sua semplicità e insieme con la sua profonda intelligenza ha saputo accogliere quel messaggio ed esserne portatrice. Noi continuiamo, aiutati anche dall'intercessione di Bernadette, di cui sabato ricorre la sua memoria liturgica, il 18 di febbraio, proprio perché è la prima volta che la Signora ha rivolto a lei la parola. Era allora la terza apparizione. E rivolse a lei una parola molto forte, invitandola a tornare per i successivi 15 giorni. Le disse: io non ti prometto di renderti felice in questo mondo, ma nell'altro. Ecco, allora, camminare nel segno delle beatitudini significa anche per noi crescere nella fede secondo la chiamata di Maria. Ascoltiamo il Vangelo che anche la Madonna ha fatto proprio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla
ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia atto del ripudio. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì sì, no no. Il di più viene dal maligno. È un brano impegnativo, decisivo, ci sono molti riferimenti all'Antico Testamento. Soprattutto Gesù che si presenta qui chiaramente come il nuovo Mosè. Si presenta come colui che dà compimento. Noi siamo più propensi a volte a separare, a distinguere, soprattutto a dire: da qui in avanti abbiamo capito tutto. Prima non avevano capito niente. Io finalmente adesso ho capito, gli altri non hanno ancora capito. Gesù invece dice: io non sono venuto ad abolire la legge, ma a dare pieno compimento. Gesù non è in contraddizione con se stesso, con quello che il Padre ha insegnato prima della sua venuta tra gli uomini. Quello che è nelle Sacre Scritture trova naturale pienezza, completa manifestazione nell'insegnamento di Gesù. E allora il Signore ci dice una cosa molto semplice, che possono capire non gli scrupolosi, non i fissisti, o diremmo meglio i fissati, non quelli che si rifugiano dentro la norma, ma quelli che hanno un cuore libero. Chi insegnerà agli altri questi precetti minimi sarà e li osserverà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Che cosa intende Gesù insegnarci? Intende insegnarci una giustizia, cioè vivere secondo il disegno di Dio, oltre il legalismo, oltre, diciamo così, la presunzione che fa dire: ah, io sono a posto davanti a Dio, non ho sbagliato. E mi pare che il Signore tocchi tre ambiti molto concreti della vita, gli altri poi li specificheranno i vostri parroci. Il primo è un ambito più allargato, è il quinto comandamento: non uccidere. Gesù ci fa fare però tutto un percorso di maturazione, di riflessione. Non si tratta solo di non togliere, di non negare la vita, anche se ormai è uno sport nazionale abbastanza diffuso,
con tutte le motivazioni, pseudomotivazioni che ci si possono mettere, le lasciamo lì. Gesù ci chiede di avere profondo rispetto e attenzione per la vita del fratello. Tanto che ci dice, guarda che prima di metterti d'accordo con me, devi metterti d'accordo coi tuoi fratelli, se è possibile farlo. Se non è possibile farlo, pregaci almeno. E poi Gesù restringe la dimensione dei rapporti a quella che è la vita, diciamo così, di coppia. Non ci nascondiamo una evidente crisi oggi in questo ambito. Neppure le facili convivenze hanno portato a creare delle unioni stabili, anzi, probabilmente hanno reso ancora più fragile lo stare insieme di un uomo e di una donna. Oggi è reso ancora più fragile dal fatto che non si vorrebbe più neanche chiamarli uomo e donna, ma chiamarli in un'altra maniera, insomma. Pazienza, ecco. Gesù però ci chiede già qui, poi nel Vangelo di Matteo ci ritorna in altri momenti, di guardare a quella peculiarità che è il rapporto uomo-donna come realtà preziosa, dove c'è richiesto di educare noi stessi. Perché è chiaro, il rapporto tra due persone non lo si improvvisa e non è neanche il frutto di un calcolo accuratamente, millesimamente messo in atto. Questo tocca a me, questo tocca a te, questo è mio, questo è tuo, questo lo devi far tu, questo lo devo fare io, no? Il dono d'amore è dono d'amore. O lo si costruisce, pur con la fatica che esige, che domanda, o altrimenti inevitabilmente è destinato a non maturare. C'è poi un terzo passaggio che ci riporta dentro quella che potremmo definire la giustizia, come era socialmente regolamentata allora. Il giuramento era qualche cosa di serio, non di banale. Però Gesù ci dice: non disperdete quello che è il vostro impegnarvi davanti a Dio con un giuramento banale. Cerca invece di avere una tua chiarezza, una tua limpidezza. Cerca di strutturarti con sincerità. E allora quello che andrai poco alla volta a costruire, a realizzare, diventa necessariamente punto di partenza per molte cose che sono positive. Ricordiamoci, il di più viene sempre dal maligno. Quando invece si rimane con il Signore, si è dalla parte giusta. Buona domenica. Thank you.